Oggi inizia la campagna elettorale di un movimento centrista che si pone, dopo le vicende dell'agraria e del comune, con la possibilità di guidare il comune nei prossimi anni. Maggio 2017 ci saranno le elezioni comunali e queste amministrative vedranno me, Renato Bacciardi, come candidato sindaco di questo movimento, aperto ad aggregare qualsiasi cittadino voglia far crescere il nostro territorio. Perché siamo partiti con largo anticipo? Siamo partiti con largo anticipo perché sicuramente il lavoro da fare di qui alla presentazione della lista è tanto, è lungo. Soprattutto gli incontri che vogliamo fare e che ci siamo proposti di fare con la cittadinanza, perché non vorremmo prospettare ai nostri concittadini un programma elettorale ben definito o il famoso libro dei sogni. Vorremmo condividere con loro un programma elettorale e quindi sarà un programma elettorale partecipato, dove il cittadino potrà esporre le sue idee, le proprie perplessità e non andremo a toccare la miriade di punti che sono stati fino ad oggi toccati nelle scorse campagne elettorali. I punti sono alcuni punti essenziali che vanno soprattutto e partono da un rilancio della nostra città per quanto riguarda l'occupazione. Oggi la crisi internazionale ha gravato sulla nostra città in modo pesante. Noi pensiamo che la cosa più importante da fare è rilanciare il lavoro. Rilanciare il lavoro significa creare le basi e le strutture per poter fare ciò. Io non vorrei oggi entrare nel merito di alcuni punti importanti del nostro programma da discutere con la collettività, ma vorrei lanciare un'idea di smart city diversa, una città che sicuramente dovrà essere propositiva a livello turistico, a livello commerciale, a livello di agricoltura, perché questi sono i settori trainanti del nostro territorio che ad oggi rischiano un default totale. Tornando al discorso dell'occupazione, dar quindi alla capacità le possibilità di dare posti di lavoro a tantissimi e questo si può rilanciare con questi tre fattori che noi abbiamo prima elencato. Dalla prossima settimana incominceremo a trattare il discorso dello sviluppo del territorio a 360 gradi, partendo dal più CG che, come ben sapete, si è fermato, perché l'amministrazione aveva pensato ad una strategia diversa con me alla guida di un assessorato ben specifico. E quello, da quel punto io voglio ripartire. Voglio ripartire da lì perché c'è una zona di Tarquinia che sicuramente è il volano importante per creare occupazione. Parlando di turismo, oggi bisogna cominciare a vedere come stanno le aziende competitive e che competono con la nostra zona a livello toscano, a livello adriatico. Bisogna trattare e porsi con personaggi che possono sicuramente dare un contributo essenziale per lo sviluppo del turismo, per lo sviluppo dell'agricoltura e per lo sviluppo del commercio. La mia posizione, come ben tutti conoscete, è una posizione centrista, moderata, aperta al dialogo con tutti coloro che amano la nostra città, con tutti coloro che hanno idee e vogliono con queste idee sviluppare il nostro territorio.
Questa idea è nata ormai da un anno e mezzo fa. Ci siamo per prima volta presentati in questo modo all'Università Agraria ed anche se non è un parametro di, anzi, non è un parametro per le prossime elezioni amministrative, sicuramente è una buona base di partenza per il futuro. I nostri temi saranno settimanalmente divulgati a mo' di stampa, sia cartaceo che tramite web, perché poi inizieremo questi incontri tematici e raccoglieremo lì tutte le istanze per sviluppare il nostro programma elettorale. Partecipazione e condivisione sono le parole più importanti e quello che bisogna fare oggi con il cittadino. Non bisogna arroccarsi sulle proprie idee, posizioni, ma essere aperti al confronto. Queste credo sono le situazioni vincenti per la nuova politica. Bisogna uscire dagli schemi partitici, bisogna, secondo me, continuare, specialmente a livello locale, quando si parla di amministrative, con la gente. Dialogo, confronto, scusate se sono ripetitivo su queste parole, ma credo che sia importante questo, perché fino ad oggi è stato poco fatto in questo senso. Noi iniziamo la nostra campagna elettorale, anche se non l'abbiamo mai fermata dal 25 ottobre 2015, iniziamo la campagna elettorale da domani. Inizieremo ad aggregare tutti coloro che amano Tarquinia, tutti coloro che aderiscono a questa progettualità innovativa di fare politica. Il candidato sindaco è Renato Bacciardi perché sta in mezzo con la poltrona più grande, non ce l'hai detto? Sì, perché ho preso quella con i braccioli. È più comoda Oppure e ce la è il ruolo fa. del presidente del consiglio quella? Perché in genere chi sta seduto a destra del presidente del consiglio adesso il sindaco? No, anche il mio nome non nasce così per un capriccio mio o di alcuni amici. Il percorso che abbiamo iniziato un anno e mezzo fa è quello che ha portato oggi a sottolineare il fatto che io possa essere il candidato a sindaco di questo gruppo, un gruppo in cui credo, un gruppo che è cresciuto ed è cresciuto tanto perché, questo lo voglio sottolineare, anche persone che si sono affacciate per la prima volta alla politica hanno dimostrato in questo breve arco di tempo la volontà di fare, la voglia di fare, il confronto, la dialettica interna. E tutti insieme siamo arrivati a dire che io possa giocarmi le carte come candidato a sindaco nel 2017. Volevo chiederti, Renato, allora dice siamo aperti a qualsiasi forza si voglia aggregare con noi. L'aggregazione ormai è preclusa al PD? Punto di domanda. È preclusa il PD. Il Non PD c'è più speranza di un accordo, no. è chiuso definitivamente? È una Allora domanda abbiamo retorica, però. è una domanda giustissima. Abbiamo visto in altre occasioni che all'ultimo momento, insomma, può accadere di tutto, quindi non sarebbe la prima In volta. politica può accadere di tutto. Rimane però una cosa ferma, la mia candidatura a sindaco. Con il PD la vedo una cosa un po' difficile, fare marcia indietro dopo il 17 settembre ci hanno staccato la spina, lo dico così, perché hanno voluto la fine dell'Università Agraria e che se ne dica non per mezzo dei moderati e riformisti che appoggiavano Blasi. Si è dimesso Blasi, questo va ricordato, eh. Blasi poteva ritirare le sue dimissioni e tutto finiva, magari intorno al tavolo per trattare dell'agraria e
e del futuro anche dell'altro ente. Però Blasi ha detto che non c'erano le condizioni perché qualsiasi cosa veniva bocciata insieme al Consiglio, non si andava avanti. Queste sono... No, io devo fare pure la parte di chi non c'è, scusate. Io rispondo anche lì. Deve farmi vedere, Blasi, quali sono tutti questi documenti portati in Consiglio dell'Agraria e bocciati dalla sua maggioranza. Magari se c'era più confronto prima, si porta il documento finale da deliberare, almeno all'unanimità della maggioranza. Pronto magari ecco ad aggregare quindi la destra? Io sono pronto non ad aggregare la destra, la sinistra, più che vanno a finire, bisogna uscire dagli schemi. Qui siamo andiamo ad amministrare eventualmente una comunità con 17.000 anime. Se noi continuiamo a parlare di destra e sinistra, parliamo male. Noi dobbiamo aggregare gente che ha le capacità e la volontà e i progetti per Tarquinia futura. Poi che vengono da sinistra, da destra. La politica non si fa col cuore, si fa con la testa. Noi dobbiamo controvertire quello che c'è stato fino ad oggi. Pensare veramente al futuro della gente e al futuro del nostro paese. Io ci credo. Questa può essere una scommessa. Ci crede l'amico Giancarlo, ci crede l'amica Letizia, come ci credono tutti quelli che oggi mi hanno aiutato a sedermi in questo tavolo per lanciare la mia candidatura. Io se posso, Renato, su questo, tanto per riportare un attimo quello che è anche l'oggetto dell'incontro, quell'aspetto politico, perché mi sembra qualche domanda pure che la stampa aveva provato a fare era in questo senso, insomma, provo solamente a intervenire per fare una specifica sull'oggetto in realtà dell'incontro di oggi. Oggi sostanzialmente noi costituiamo ufficialmente il comitato elettorale per Renato Baccianti in sindaco. Lo facciamo, e lo dico io come capogruppo consigliare del gruppo Moderati Riformisti, quindi noi oggi sostanzialmente apriamo un cantiere, questa è la nostra idea che abbiamo concordato con Renato e con gli altri amici che sostengono la sua candidatura. Quindi ovviamente è un punto di partenza, come a certo un punto di arrivo, un punto di partenza, perché da oggi questo cantiere viene aperto e quindi da oggi comincia quello che noi abbiamo chiamato insieme il progetto per la città. Il progetto per la città che ovviamente vogliamo costruire insieme con la città. Quindi nei prossimi giorni Renato Baccianti, come candidato a sindaco, con le forze che lo sosterranno, cominceranno a incontrare i cittadini, le associazioni di categoria, associazioni di operatori turistici, operatori commerciali e quant'altri, per vedere di costruire insieme questo cantiere che noi abbiamo chiamato, ripeto, progetto per la città. Ovviamente proprio perché il cantiere è aperto, le nostre porte sono aperte, quindi sulla domanda che poneva prima l'amica Anna Vinci, per quanto riguarda le forze politiche, è chiaro che noi ci radichiamo sostanzialmente nel civismo e nelle liste civiche perché nasciamo come movimento che ha come sua natura l'obiettivo primo di governare Tarquinia, quindi abbiamo fatto questa esperienza nell'Università Agraria lo scorso anno, ci accingiamo a farla per le prossime comunali, quindi al di là poi delle posizioni come dire, politiche di ciascuno, noi guardiamo soprattutto a livello locale. Questo per dire che poi le liste che si andranno a formare saranno sostanzialmente di natura e di ispirazione civica. Quello che però con l'amico Renato abbiamo da subito detto, e da sempre detto, e oggi credo lo possiamo ribadire, è che chiunque si riconoscerà nel nostro progetto sarà ben accetto, noi non abbiamo preclusioni pregiudiziali nei confronti di nessuno. Poniamo solamente una condizione, questa sì, cioè le nostre idee, il nostro progetto, il nostro modello di sviluppo che insieme andremo a disegnare per la città e per il territorio, ma soprattutto la centralità della figura di Renato Baccianti come sindaco. Questo è l'obiettivo principale del nostro incontro, poi come dicevo è un punto di partenza, quindi da domani cominceremo insieme a tracciare le linee di questo percorso. Però questo percorso non può non partire dalla figura di Renato Baccianti come candidato sindaco. È stato anche questo uno dei motivi principe della disfatta della coalizione con il PD? Io credo no. I problemi con il PD nascono quando noi diventiamo partito di maggioranza relativa all'agraria. Da lì
si inizia un arduo percorso perché questo sorpasso, benché minimo, benché all'università agraria, ha dato molto fastidio a qualcuno. Il PD ha i suoi candidati sindaco che si confronteranno e da lì uscirà il loro candidato. Noi facciamo un discorso completamente diverso. Allora, anche riallacciandomi in qualche maniera a quanto diceva Paolo e a quanto diceva Peppe, la vostra esperienza, perché insomma voi siete due ex assessori della giunta appena uscente, Giancarlo è tuttora consigliere, ci sono anche insomma altri di voi che hanno governato all'Agraria, siete comunque legati a quell'esperienza amministrativa. C'è una sorta di autocritica anche personale in quanto fatto in questi 7-8 anni, adesso non ricordo da quanto comunque c'è. O comunque quantomeno nell'ultima giunta Mazzola? Di autocritica. Quando dici, prima non ricordo che termine ho usato, comunque ho detto capovolgere questo modo di fare, è comunque un modo di fare che in qualche maniera anche il vice sindaco ha portato avanti. Aprirsi di più alla gente, cosa che non è stata fatta. E questa è una critica che mi faccio. Per questa amministrazione, dove io ho partecipato in prima persona come vice sindaco, doveva sicuramente aprirsi di più alla gente. Ecco perché vogliamo partire proprio da questo punto importante ed essenziale di confronto e dialogo con la gente, di massima apertura. Il comune non è del sindaco, degli assessori e dei consiglieri. Il comune deve essere della città, della collettività. Senti, naturalmente E questo fino viene adesso anche. non è stato Ecco così. perché Non faccio è autocritica, stato però. così. Anche se viene un po' dal gossip politico, si parla già di qualche chiacchierata, prima si parlava della destra, io faccio proprio nomi e cognomi. Il gruppo legato a Manuel Catini, quindi il gruppo chiamato Rinnova, vi siete già parlati? È vero quello che si dice che comunque ci sarebbe la possibilità di un accordo? Ma guarda, io incontri ad oggi non li ho fatti se non chiacchierate in giro così con tutti e con chiunque. Non ti nascondo che ho parlato con Mario, ma con Mario, perché ci siamo trovati più di una volta, ho parlato anche con altri personaggi, sono stato contattato anche da ipotetici candidati della destra. Continuo a parlare con l'amministrazione comunale, perché poi è sempre l'amministrazione comunale della nostra città, non è che uno chiude i battenti e non ci parla più, anzi. Ma incontri ad hoc per chiudere un discorso di accordo, programma e organigramma non ce ne sono stati, assolutamente. Quello dal punto di vista delle forze politiche, gli incontri è un percorso che inizierete dopo quello che avete annunciato Una cosa con posso le dire, ho componenti sociali, incontrato culturali? già associazioni e persone che hanno un seguito a livello commerciale nel mondo dell'agricoltura, proprio per imbastire quel percorso di incontri che vorremmo iniziare a fare prossimamente. Grazie mille. Senti, Renato, un'ultima domanda, no? Riguardo all'autocritica che facevi prima. Io so che comunque insieme all'assessore Celli avete avuto anche già degli incontri tentativi con i tour operator in comune, mi sembra qualche volta c'era anche Letizia, no? Però uno dei problemi fondamentali che sappiamo tutti è che è difficile aggregare, no? Tarquinia, perché come hai detto prima tu, se si continua a essere tutti divisi, qual è stato il principale motivo per cui questa tela, no, che si stava tessendo con i tour operator, finalmente con Civitavecchia, perché qui sono amministrazioni che mettono sul programma, no? Captare il turismo, Civitavecchiese, cioè cos'è che non ha funzionato? Io non ti posso rispondere, però, perché lì io non l'ho seguita personalmente. Il discorso turistico l'ha seguito Sandro Celi. Però visto che c'eri anche tu, io ho partecipato a Io sono riunioni. stato a una o due Ah, c'era pure riunioni, c'era pure Letizia, Letizia, Bocche. però non
dopo nel merito non ci siamo entrati, e forse non c'è rientrato neanche bene Sandro, perché non è riuscito a portare a casa il risultato che tutti attendevamo. Portare gente su un territorio, non pensare che è così semplice. No, io penso che sia costoso, perché questi vengono se hanno un riscontro economico, appunto. La difficoltà sarà poi aggregare le persone, perché vengono, vogliono lo slow food, vogliono i prezzi bassi, vogliono... E qui tocchi un tasto a me caro, perché poi è il mio pane quotidiano, io vivo di quello. Oggi bisogna cominciare a intercettare i turisti per area, il turista che viene per la giornata, il turista che viene per un weekend, il turista che può venire per una settimana, per due e per le proprie vacanze, il turista che viene per fini culturali, il turista che viene per fini di svago e di divertimento, e coloro che vengono per quello che hai detto te prima, cioè perché gli crei un polo di attrattiva, un polo di attrattiva perché si fanno delle cose. Che possono essere a sfondo culturale o a sfondo di divertimento. E noi dobbiamo cominciare a partire da qui. Con un compasso si traccia un segno da Tarquinia, quelli che possono venire con un'ora, due di macchine, che possono trascorrere una giornata a Tarquinia. Cosa offrirgli? Quelli che possono venire per weekend, e così via discorrendo. Certo, questo non lo può fare l'amministrazione comunale da sola, lo deve fare a braccetto con gli operatori del settore e gli operatori commerciali, altrimenti si rischia di non dare quei servizi che il turista vuole e chiede. Senti, ecco perché dopo diventa difficile portare qui pure chi sbarca nelle navi e chi c'è riuscito in passare, è riuscito a regolare nelle proprie aziende uno stretto numero di turisti rispetto a quelli che poi sbarcano. Quando sarà la prossima riunione? Stavolta, insomma, di discussione, e quale sarà la tematica? Allora, la prossima discussione la faremo sicuramente entro il 15 di novembre, perché la dobbiamo organizzare, e sarà, credo, sul turismo. Sicuramente dopo il 12, perché io il 12 ho un appuntamento importante con un professore che segue un po' queste cose, questo sviluppo turistico anche in altre zone, molto più fiorenti. Posso portare l'esempio. Vedo qui Giancarlo, no? Domenica abbiamo assistito, devo dire, a una bellissima conferenza, perché è stata tale, insomma, anche di molto grande livello. Di alto anche livello, molto interessante. Un silenzio, sì, da paura in aula. Certo, perché sono fatti che coinvolgono, no? E quindi complimenti per ciò che è stato organizzato. Però dato che Giancarlo era vicino a Fioroni, volevo chiedere, ecco, Fioroni è vicina a questo nuovo movimento civico che sta prendendo il via? Chiedo se posso. Se posso rispondere io, Fioroni è un dirigente nazionale del Partito Democratico, dico una cosa ascoltata e dico, certo, è un deputato del Partito Democratico, quindi con progetti civici di cui noi siamo portatori a livello locale, perlomeno a Tarquinia, così come da altre parti, altri. Fioroni non ha rapporti e coinvolgimenti diretti, né è opportuno che ce l'abbia, ma non devo essere certo io a dire quello che deve fare Fioroni. Credo che l'onorevole Fioroni abbia recentemente posto un problema serio all'interno del suo stesso partito a livello provinciale, ponendo sul tavolo una domanda interessante, cioè oggi nessuna forza politica storica, seppur strutturata, ivi compreso il Partito Democratico, è autosufficiente, nel senso che è in grado di poter vincere le elezioni da solo. Quindi Fioroni era ben lieto che fossero nate delle esperienze civiche a Viterbo come a Tarquinia come altrove, perché il Partito Democratico, quale lui è membro, trovava in quelle forze civiche un sostegno anche in termini numerici tali da poter poi conseguire la vittoria che altrimenti non ci sarebbe stata. Parlo di casi concreti, il comune di Viterbo, la provincia di Viterbo, nella quale siamo stati anche noi parte attiva, l'università agraria di Tarquinia. Cito solamente tre esempi, senza i quali la presenza dei moderati riformisti, anche se qui oggi, come ho detto prima,
non siamo presenti solo come moderati riformisti, il moderati riformisti sarà una componente a sostegno della candidatura di Renato Pacciardi sindaco, intorno al quale si coaguleranno altre forze anche provenienti da altre esperienze politiche, perché no? Quindi, però in quel caso, come moderati riformisti, è notorio, all'Università Agraria, il 25 ottobre dello scorso anno, noi siamo stati determinanti per questo. Altrettanto è successo al Comune di Viterbo 3 anni fa, se non ricordo male, e altrettanto è successo per le elezioni della provincia la primavera dello scorso anno. Ecco perché, rispondo e concludo, Fioroni sollecitava solamente questa riflessione. Io reputo personalmente una riflessione importante e interessante. Oggi, senza il sostegno delle liste civiche, i partiti tradizionali hanno qualche difficoltà a vincere. Per vincere bisogna allargare il proprio consenso e fondarlo nelle liste civiche, nella società civile e quindi in una partecipazione più ampia rispetto al novero tradizionale degli iscritti ai partiti. Nel discorso iniziale, Renato, scusa, me l'ho scordato a chiedertelo prima, hai parlato di piano regolatore, hai parlato di un procedimento che si era fermato. Non ho capito se la tua idea per un eventuale futuro da sindaco è riprendere il discorso Cervellati oppure continuare sul discorso che invece si era iniziato, e se ce lo spieghi bene qual è il percorso che si era iniziato. Allora, il discorso che si era iniziato l'hai detto bene tu. Cervellati è il capofila di un ATP che si aggiudica il più CG. Hanno presentato un preliminare che ad oggi non è stato ancora adottato, ma reso pubblico col Consiglio Comunale e quindi con la sua adozione in Consiglio. Siamo tornati su un discorso diverso, perché in questi anni, dalla sua realizzazione a tutte le difficoltà che si sono incontrate sul territorio per sviluppare Tarquinia, ci si è reso conto che il piano regolatore, il PUCG, è un piano obsoleto che non arriverà mai a Dama. Forse arriverà a Dama quando l'amministrazione è finita e già sarà vecchia quando sarà attuata, perché dopo il lungo iter che c'è all'interno dell'amministrazione comunale ha un lunghissimo iter a livello provinciale e regionale. Si è pensato di sviluppare il territorio con altri sistemi, con altri piani e altri studi. Uno è il discorso dei piani integrali, l'altro è quello di dare vita e seguito a sistemare San Giorgio. San Giorgio ha 50 anni che sta aspettando una risposta, e una risposta va data. E lì, secondo me, c'è il futuro a livello lavorativo per il tarquiniese, perché l'indotto di San Giorgio è importantissimo. San Giorgio però non va visto come speculazione edilizia, San Giorgio va vista come seconda casa, come abitazione, come sviluppo turistico del territorio e il risanamento di un territorio che da tantissimi anni è soggetto a edilizia spontanea. Oggi questo un comune come Tarquinia non se lo può più permettere. Allora va preso il toro per le corna e portato a compimento questo idea. Per quanto riguarda il piano regolatore, non bisogna fare piano regolatore, bisogna rivedere sul territorio un piano di servizi, tutti quei servizi che oggi mancano. Quindi tutto l'investimento in tempo, in soldi fatti sul piano regolatore? Non si è perso nulla. Si è perso, non è perso perché il preliminare poi ha un suo costo, è stato pagato il preliminare, che poi tra l'altro deve essere ancora pagato. Ma il recupero dei soldi possono essere utilizzati per le finalità che io adesso ho detto. Quindi il Comune ha anche già la possibilità di dare un carico pubblico, perché tra l'altro la nuova normativa ci aiuta. Se si fa un piano pubblico su San Giorgio anziché aspettare un piano privato, abbiamo un'accelerazione notevole perché questo si porti a compimento.